Galattici Amici, ma soprattutto Galattiche Amiche. Siamo modellisti galattici, sempre qui con te. Galattici Amici, ma soprattutto Galattiche Amiche, benvenuti a questo speciale Modena Play in cui io, il vostro capitano Giacomo Uncino, intervisterà il nostro sommo, insostituibile, ahimè purtroppo, Paesiello, su come sta andando il Modena Play. Buonasera Paesiello, verrò un sorso di caffè dalla tazza della GGM. Che buono, mamma mia che caffè. Prego, allora, Galattici Amici, buongiorno, benvenuti a questa edizione finalmente del Modena Play, dove siamo partecipi anche noi con gli Araldi a questo grande evento, e lasciatemi dire che io sono veramente entusiasta della possibilità, finalmente, dopo un anno passato in lockdown, dove abbiamo perso il contatto col mondo del hobby, con quello che ci rende bello essere qui tutti insieme, di poter dire siamo in una cosa fiera. Scusa, non volevo. Sì, pronto? Sì. Stai tranquillo, sì. Sei il vero signore della Silvania, non ti preoccupare, dopo lo diciamo. Stai tranquillo. No, Vlad, non c'è, non è venuto al Modena Play. Stai tranquillo, è morto. Vabbè, dai. No, ti prego, sì. Sì, ti voglio bene, ma non è morto. Scusate, era una telefonata di servizio. Ma non gli dare delle illusioni, quello cosa già. Quello sai che quello è pelato come te. Ma quello va in paranoia, è giusto che di paranoia distrutto tutto. Poi a casa parliamo con Manfred. Stavo dicendo che è bellissimo essere qui tutti insieme. Io stamattina ho fatto già un giro per la fiera. Si respira un clima di gioia di essere qui tutti di nuovo uniti, perché stiamo di nuovo facendo hobby, che sia il gioco da tavolo, che sia il gioco di ruolo, che sia il modellismo, che sia la possibilità di incontrare tanta gente. Già mi ha incontrato, tu fai sì, ma sei veramente tu? E io ho detto, no, sono un altro. Comunque, tanta gente dice, Paesiello, non vedevo l'ora di vederti, di conoscerti. Brillante di non essere Paesiello per evitarsi di morte. I fan di Age of Sigmar che lo picchiano. Ecco, va bene. Quindi, ne abbiamo già incontrato un po' di persone, abbiamo già avuto il piacere di incontrare la Storopat, che sarà al padiglione 22 insieme a noi, abbiamo incontrato Angelo Di Kella, abbiamo incontrato gli Araldi, abbiamo già iniziato a vivere l'atmosfera della fiera, anch'io ho fatto un giro, ho anche già speso dei soldi che non dovevo spendere, ma questo spero non vada in onda. Ciao Eli! Ciao! Non ti preoccupare, appena vi sposate poi vi sistemo io. Posto? E devo dire che si respira veramente, veramente un'atmosfera bellissima. Ma visto che tu hai già fatto un giro, Paes, sì, c'è già qualcosa che ti ha colpito, così, che ti ha attirato all'occhio, che ti ha fatto dire meno male che sono venuto al Play? Allora, tanti bei posti. Allora, io da appassionato del mondo di Warhammer 40.000, Age of Sigmar, ho trovato lo stand di Galactus, ovviamente è stata una calamita, perché ha fatto l'unica cosa che per me è... Tanto è stato qui che il proprietario del Galactus dicendo che non farà sconti a Paesiello. E infatti me ne sono accorto, infatti non so se ci sarà un cerchio del paradiso o un girone dell'inferno che ti aspetta, appena decido te lo faccio sapere. E niente, bellissimo il display dei giocatori che giocheranno il torneo fianco al nostro stand. Una bellissima riproduzione di Erebor, che se non l'avete vista, ragazzi, vale solo quello l'ingresso in fiera. Visto che è nominato il padiglione che sta vicino al nostro, che ci sono dei bei tavoli imbanditi per quello che vedo, partite di Middle Earth. E a fianco a noi ci sarà anche un torneo di Nine Age, da quelle che sono le mie informazioni. C'è già una bellissima armata di conti vampiro pirata, ispirata ai pirati della costa di Total War e della vecchia lista di Luthor Arkon, esatto, di un nostro fan, tra l'altro, che lo ringraziamo per l'accoglienza. E mi raccomando, date un occhio anche a quello, perché oltre ai vari stand ci sono anche un sacco di eventi. Poi dovrei respirare prima o poi. Ci sono stand di un sacco di negozi, un sacco di prove di giochi di ruolo. In questi giorni si potrà provare a fare anche delle sessioni di Warhammer Fantasy Roleplay con Master Angelo Di Kella o altri ragazzi, o Chris degli Araldi. Insomma, ci sarà estremamente da divertirsi. Salutiamo Giovanni e Alice, che si stanno prodigando. Salutiamo anche Giovanni e Alice, che sono
i nostri frontman e front girl allo stand che fanno le prove di pittura, chi meglio di loro. E dimmi un po'. Ma allora, l'aspetto che mi ha colpito in questo momento è l'atmosfera. Siamo tutti felici. Cioè, di solito la fiera è sempre un momento di festa, ma questa fiera in particolare si respira un po' la voglia di riscatto, la voglia di dire ce l'abbiamo fatta, stiamo voltando pagina con tutte, anzi, ringraziamo gli organizzatori del Modena Play per le elevate misure di sicurezza. Di sicurezza, esatto. Anti-Covid, quindi praticamente stiamo facendo il bagno nella mucchina, ogni tanto arriva ci spruzzano la mucchina addosso, insomma. Sì, sì, ci sono della task force armata di. Però effettivamente. La mucchina. Ecco. Ah, dire. Ecco la task force! Mi finisce nel caffè. Però ecco, la cosa bella che si respira sono gli hobbisti che si stanno divertendo di nuovo, gli appassionati. Va che sto coso è acce, questo fa malissimo sto coso. E invece a questo punto mi permetto di ribaltare la domanda al mio intervistatore, perché appunto anche lui avrà un'idea, sarà fatto un'idea, visto che ha girato lungamente per la fiera. Che atmosfera secondo te hai percepito? Cosa si respira? Allora, c'è un'atmosfera, una cosa che mi è piaciuta tantissimo, poi fino ad adesso siamo all'inizio per carità, ma penso che sarà un'ottima edizione, non ho ancora sentito una lamentela, che visto il periodo e visto anche l'ambito di cui parliamo, c'è sempre qualcuno che si lamenta di qualcosa che non va perché magari non ha niente di meglio da fare. Ho sentito entusiasmo nelle parole, nei comportamenti, negli atteggiamenti, sia di chi visita, sia di chi sta gestendo gli stand. Come dicevi tu, è una rinascita non solo per la situazione, insomma, sociale che stiamo vivendo in questo periodo, ma è una rinascita per noi che siamo appassionati di hobby, per noi che siamo appassionati di giochi di ruolo, perché noi siamo appassionati per tutto quello che viene rappresentato dal Modena Play. C'è della felicità, c'è della libertà, c'è un'atmosfera meravigliosa, c'è anche un discreto profumo perché inizio ad avere fame e ci sono dei all'esterno, e mi ha colpito un sacco di roba negli stand, molto bene organizzati, non solo a livello di misure di sicurezza, e molto ben gestiti. C'è un'edizione che, nonostante tutte le misure, si sta rivelando forse ancora migliore delle precedenti. Siamo all'inizio, ma ci sono ottimi presupposti per una. Bene, ragazzi, allora andiamo a gettarci in mezzo alla fiera. Scusate. Rin, rin. Pronto? No, Bob, sì, è il matrimonio. Ma io, cioè, te l'avevamo detto, noi cosa ci possiamo fare? Cioè, dovevi far mollare. Cioè, se vuoi adesso ti passo il paesiello, che c'ha già le pratiche del divorzio pronto, gli dici sto matrimonio non sa da fa, come i bravi, e scappi e vieni qua a muovere. Perché lo so che piangi, lo so che c'è Umberto che qui che ti aspetta. Ti passo il paesiello, vedi se può fare qualche cosa lui. Sì, non preoccuparti, parlaci. Bob, sì, ascolta, infatti, io te l'ho già detto prima, te lo ripeto adesso. Li metti in mezzo, è una questione di coro, una questione di. Li fai sposare prima, me la vedo io. Sei sereno. Non ti preoccupare che tempo un pomeriggio, se riesci, per domenica sei qua, ti fai la fiera con noi, va bene? Dai, va bene? Ok, il mio bigliettino gliel'hai già dato, gliel'hai messo nella busta. Ha già preparato la parcella, ha detto. Sì, va bene, ti preoccupare, faccio il prezzo amico, non ti preoccupare. Sì. No, dico, ho comprato un po' di modellino, quindi mi servirà un ricambio. Va bene? Ok, dai. Sì, lo so, glielo dico. Va bene, ok, ciao. Sì, devo chiudere, ciao. Ciao Bob. Ah, oh, ciao Bob, prendiamo il spazio. Beh, allora. Bene, ci vediamo domani mattina per un altro episodio del Paesiello Morning. Esatto, il Paesiello Morning, così l'abbiamo dovuto chiamare, ma saremo sempre io e Pais, e chi qualcun altro. Buon venerdì della fiera. Buon venerdì della fiera, ci vediamo a domani. Ragazzi, buona fiera. Galattici amici, ma soprattutto Galattiche amiche. Siamo molto